Buongiorno a tutti, io sono Flavia e sul mio canale canto cover e canzoni scritte e composte da me. E ultimamente, che siamo costretti a casa, ho iniziato anche a fare più spesso dei vlog, che ho chiamato Io Resto a Casa Vlog e di cui ho fatto una playlist che trovate tra le mie playlist. Ho pensato che avesse senso fare questa introduzione perché una persona che capita sul canale, che non mi ha mai vista, magari vuole sapere chi sono, si trova spaesata, boh, vabbè. Comunque, questa è ormai la sesta puntata di Io Resto a Casa Vlog e c'è poca luce perché c'è brutto tempo, ma vabbè, noi la luce ce l'abbiamo dentro, cerchiamo sempre di restare allegri, anche se non è facile. Infatti, io stamattina vado a fare una delle mie colazioni assolutamente preferitissime, che sono i pancake. Let's go! Lo dico raramente nella vita, ma sono molto fiera di me. Cioè, sono carini. Stiamo guardando Braccialetti Rossi, giusto per tenerci allegre e positive, come dicevo prima. Voglia di cucinare, saltaci addosso che noi ci spostiamo. E questi sono dei fantastici toast bruciacchiati con salame e formaggio. Hello vlog! Spero di riuscire a suonare perché, come avete forse visto dalla mia mano, mi sono affettata un dito allegramente mentre preparavo, ce la posso fare a parlare, almeno quello, il pranzo. Sì, oggi diciamo è una giornata proprio bellissima. Prima di ciò, infatti, se avete visto i pancake, poi li ho fatti a mano, mi hanno rubato lo sbattitore elettrico, infatti sono estremamente arrabbiata per questa cosa. Cioè, anche in un periodo del genere, per alcuna gente, per alcune persone, continua a valere morte tua, vita mia. Cioè, davvero, me l'aveva mandato mia madre. Infatti, ragazzi, scusate se il vlog di oggi sarà un po' così, ho voluto farlo comunque, ovviamente, però davvero, cioè, ti senti meglio adesso che hai preso una cosa di qualcun altro senza chiederla? Vabbè, lasciamo perdere. Comunque, non lasciate niente in cucina se vivete in uno studentato, anche se lo lasciate ben infrattato, pare che lo scovano comunque. E niente, dai, ukuleliamo, va che è meglio. Chiedo scusa a chi vede grigio e mi crede un'illusa, che giorni di vuoto non cede. Che si è ammattito per i cazzotti presi in testa, mo è vecchio e gira sempre solo, una sigaretta e tutto quello che gli resta. Oggi alla metro una signora smadonnava e stava lì a litigare a mezzo al via vai con qualcuno che non c'era o non c'è più, forse qualcuno che non c'è stato mai.
Ci hanno provato un sacco dei dottori a decifrare il gran mistero del cervello. Se tu mi chiedi chi so i veri malati, dipende da che parte chiudi quel cancello. Dipende da che parte chiudi quel cancello. Adoro sta canzone. Il libro di oggi è L'eleganza del riccio, di cui ho visto il film ma non ho ancora letto il libro, e mi accingo ad iniziarlo. Ma il film mi è piaciuto tantissimo, di solito i libri sono anche più belli, quindi penso mi piacerà, vi farò sapere. E fatemi sapere se qualcuno di voi l'ha letto, cosa ne pensate, tutto quanto, nei commenti. Abbiamo deciso di guardare Riccio, che è il film da cui è tratto il libro... No, il contrario... Vabbè, sì, è il film tratto dal libro che stavo leggendo prima, quindi c'è proprio pomeriggio monotematico, ragazzi. Ho fatto questo disegno di Pikachu per il mio ragazzo settimana scorsa e sono una frana a disegnare, quindi ho seguito tipo un tutorial linea per linea. E però non lo potevo colorare, poi lui è tipo passato di qui al volo con una specie di borsa magica con dentro di tutto, mi ha portato i colori e ha detto io gli volevo dare il disegno, ma lui ha detto no, non me lo dai adesso. Io, perché non te lo do adesso, te lo voglio dare adesso. Lui, fidati, e poi mi ha dato questa borsa, c'erano dentro i colori, quindi coloro Pikachu. Al vlog. Stiamo guardando avanti un altro e sono felice perché abbiamo trovato un altro sbattitore elettrico usato a 5 euro, quindi yay! Abbiamo preso dell'ottimo cinese, ho preso gli udon ai frutti di mare e i ravioli, e qui gli spaghetti di soia ai frutti di mare e i gamberetti. E la birrozza gigante, ovviamente. Ma c'è il biscottino della fortuna! No, poi vloggerò anche l'apertura del biscottino della fortuna. Ok, apriamo il biscotto della fortuna. Ok. Ti crede, ne darò metà, tranquilla, non lo mangerò da sola. Okay. E il bigliettino dice: oh, molte persone saranno tirate a te per la tua saggezza e le tue riflessioni. Dio, sì, la saggezza di a 24 anni, dire oh mio Dio che carino Pikachu, proprio quella saggezza lì. Abbiamo deciso di guardare il ciclone, che io chiamo il ciccione perché un'altra mia particolarità è che io ciccionizzo qualsiasi cosa, tipo per dire fare le coccole dico cicciottare, Pikachu lo chiamo ciccio-ciu e altre cose, ciccione. Quindi ciclone con ciccione ci stava benissimo. Hey. E neanche stasera abbiamo finito di vedere il film perché... anche stasera Cree ha preso la biocca alle 10. Vabbè, pazienza. Grazie mille per aver guardato anche questo vlog, anche se non sarà proprio ricco di contenuti perché un'ora e più di stamattina l'ho passata a cercare lo sbattiuovo scomparso. Ecco, se avessero un titolo ogni puntata, cosa che potrei fare? Mettere un titolo ogni puntata. Questo potrebbe essere il mistero dello sbattitore scomparso. Ma... vabbè. Dai ragazzi, rimanete a casa perché stiamo migliorando sempre di più, molto lentamente, ma stiamo migliorando sempre di più, però l'unico modo è per risolverla completamente non abbassare la guardia adesso. Ricordatevi che c'è la playlist hashtag io resto a casa dove potete guardare tutti i miei vlog, e che le canzoni che suono in ogni vlog, le mie canzoni originali, sono su Spotify, CD Baby, YouTube, iTunes, ovunque insomma cerchiate Flavia Celano. Un abbraccio a tutti, virtuale. Ciao!